vostra Mare in Crisi e bentornati sul mio canale. Oggi faremo un video sempre dedicato alle creazioni natalizie. Voglio fare una pallina di Natale, ma questa volta non in gomma Eva, ma completamente fatta di polistirolo. E come? Utilizzando la Polyshaper. Vi farò vedere un progettino facilissimo in cui io vi darò già la base, voi andrete poi a mettere la scritta che più vi piace e infine la orangina andrà a tagliare e poi vi farò vedere come decorarla e attaccarla all'albero. Prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e cliccate anche sulla campanella così verrete informati ogni volta che uscirà un video nuovo. Seguitemi anche sui social, sia sulla mia pagina Facebook, il mio profilo Instagram e anche TikTok. Il nome è sempre lo stesso, La Mare in Crisi. Ma adesso iniziamo. Sulla pagina Facebook del Polyshaper Italia ho trovato già il modello della pallina fatto, manca solo la scritta da mettere all'interno. Se invece voi volete imparare come si fa una pallina di Natale, scrivetemelo e io poi vi farò un tutorial a parte. Per semplificare invece il lavoro, ho deciso questa volta di utilizzare un modello già pronto. Come vedete, ha una bellissima forma, è rotonda con un fiocco e il gancetto su per poi appenderla sull'albero. Ma adesso vi faccio vedere come andare a inserire il proprio nome e come andarla a poi a ritagliare. Allora, come prima cosa, questa è l'area di lavoro che come vedete è piccolina, quindi la vado a ingrandire. Faccio file, proprietà del documento e poi vado a mettere 50 centimetri e poi vado a mettere 50 centimetri in altezza e 50 centimetri in larghezza, perché come sapete la mia Polyshaper Orangy è più piccolina, quindi taglia 50x50. Prendo la palla e la vado a spostare sull'area di lavoro, vedete? Vado a mettere anche qui la misura in centimetri, così posso capire le dimensioni della palla, che come vedete è di 33 centimetri per 42, quindi verrebbe una palla gigantesca. Poi andremo anche a ridimensionare le misure. Il primo passaggio però è quella di andare a fare visualizza modalità scheletro. Ecco, questa è la parte che poi va a leggere la macchina. Vado a cliccare sulla A per andare a scrivere. In questo caso farò una pallina personalizzata includendo il mio nome. Ok, magari questo font non mi piace, quindi lo andrò a cambiare. Lo evidenzio, vado qui sopra e vado a scegliere Billabong. Ecco, vedete, è più carino e le lettere sono bene unite, tranne un po' la M che ha questo pezzo qui, però per farvi capire l'esempio la lasciamo. Allora, se andate ad analizzare bene le lettere, potete vedere che la parte di Arina è tutta attaccata, mentre nella parte della M ci manca un pezzettino, quindi o la andiamo a unire o andiamo direttamente a sostituire la M. Quindi clicco sull'intera scritta e poi vado a fare tracciato da oggetto a tracciato e così ho tutte le lettere poi separate. Cliccando poi sulle singole lettere vedete che sono tutte separate. La M che non mi piaceva la vado a eliminare e ne vado a prendere un'altra, quindi clicco sulla Di nuovo sulle lettere, vado a scegliere una bella M, anche questa potrebbe andare bene, vedete? Andiamo a scegliere un altro tipo di M, vediamo quella che potrebbe starci meglio. Alla fine penso che sceglierò questa, è una M della Script MT Bold, quindi se la vado ad accostare, la vado a mettere più o meno così. L'effetto è molto gradevole, quindi poi andrò a fare tracciato da oggetto a tracciato. Vado a spostarla e a intersecare un pochettino con la A, vedete? Però, come vedete, abbiamo la M staccata dalle altre lettere, quindi abbiamo Arina un unico pezzo e la M staccata. Quindi cosa faccio? Clicco sulla M, tengo premuto il tasto Shift e clicco anche su Arina. Faccio tracciato, combina
e così la scritta mi diventa un unico pezzo. Se la vado a spostare, vedete, non ho più pezzi che si staccano, ma è un unico pezzo. La tengo sempre selezionata a questo punto e faccio tracciato unione. Non si vedono più gli elementi di congiuntura tra una lettera e l'altra, vedete, è diventato tutto un unico pezzo. Adesso la prendo e la vado a inserire all'interno della palla, quindi ingrandisco di nuovo. Allora, devo far entrare la scritta Marina all'interno della palla. Ok, la ingrandisco un altro po'. Ok, secondo me questa è la dimensione giusta. La metto un pochino più indietro così potete vedere tutta la palla. Ecco, vedete? In questo modo la macchina taglia polistirolo andrà a tagliare tutte le varie parti della palla e all'interno andrà a ritagliare anche la scritta Marina, soltanto che la scritta Marina è ancora separata dalla palla, quindi vado a selezionare la palla e anche la scritta e poi faccio sempre tracciato unione. E come vedete non si è fatto nulla perché ogni tanto fa i capricci, quindi lo vado a rifare, questa volta con i punti, così verrà più semplice. Ecco, faccio tracciato, unione, ecco qua. Come potete vedere la M è completamente collegata alla palla, vedete questo dettaglio qui, e anche la parte finale della A. Quindi questo diventa un unico pezzo. Adesso non mi resta altro che andare a mettere le misure che preferisco. In questo caso verrebbe una palla gigante da 42 cm, ma io voglio realizzare più o meno una palla di 10 cm, quindi andrò a mettere qui sopra. Ed ecco qua, questo dovrebbe essere il risultato finito. Adesso lo vado a sottolineare tutto, come vedete ci sono le freccette. Poi farò estensioni, polyshaper 2D, la chiamo palla di Natale, clicco su apply e automaticamente tra qualche minuto mi dovrebbe comparire qua, eccolo qua. Ci vorranno soltanto 3 minuti per realizzare il lavoro. Come potete vedere, prendo shake e mi trovo già il lavoro qui. E poi la lascio andare così per 3 minuti, fino a quando il disegno non finisce, e ora ve lo farò vedere. Ed ecco qua, ne ho due pronti. Uno un po' più grande, che è di 15 cm, vedete che l'ho già fatto. E questo è quello che ho appena fatto, quindi vado a staccare piano piano tutti i pezzi. Ho utilizzato un polistirolo da 1 cm, ma voi potete sceglierla anche se farla più doppia o più piccola. Ok, vado a eliminare i pezzi, ma anche qui potete scegliere se fare per esempio il fiocco interno con la tecnica che ormai conoscete, quella che abbiamo fatto tutti i pupazzi, quindi andare a colorare i singoli pezzi e poi incollarli. Anche qui questa parte potete decidere se eliminarla o anche conservarla. E questa è la versione più piccolina, quella da 10 cm, 12 cm. Guardate, ve le faccio vedere tutte e due, hanno il carattere diverso e poi decidete voi che formato fare. Si può fare anche enorme e fare un dietroporto con scritto buone feste, buon Natale, quindi veramente basta imparare la tecnica e poi si possono fare tantissime decorazioni. E adesso passiamo a colorarla. Per decorare la pallina ho scelto questi colori: il rosso per fare la parte esterna, poi dei glitter con il bianco per fare la scritta e poi dei glitter argentati per fare il fiocco e le sue parti interne. Iniziamo con la scritta, che vanno messi i glitter, quindi vado a prendere un po' di colla vinilica e la vado a spargere con un cotton fioc, con un pennello, come vi viene meglio, direttamente sulle letterine. E poi prendo i glitter, questi qua con il bianco, e li vado a versare sopra. Nel frattempo che i glitter asciugano, vado a versare un po' di colore acrilico rosso e inizio a fare la parte esterna della palla. Parto da qui, la parte finale, e poi vado facendo tutti i bordini. Ecco, vedete? E adesso voglio andare a fare anche le parti interne del fiocco, ovvero i due lembi e le due codine.
queste qua, e anche la parte centrale e la parte dove poi andremo ad attaccare il nastro, invece questa la lascerò così. Voglio riempirle di colla e poi andare a versare i glitter, questi qui argentati. Quindi iniziamo dai pezzi più grossi. Prendo un po' di colla vinilica, la spennello così e poi vado a versare i glitter. Guardate che bello come viene. E vado a fare lo stesso lavoro per tutti gli altri pezzi. Ed eccolo qua finito. Guardate, lo giro, ve lo faccio vedere, è ancora un po' semi incollato, quindi mi muovo piano, vedete? Provo a sollevarlo un pochino, ecco qua, guardate che carino. Ve lo faccio vedere da un'altra prospettiva. Eccolo qua, guardate che carino, vedete? Questo è soltanto il primo modello, poi naturalmente se ne possono fare tantissimi, vari colori, vari abbinamenti, cambiare contorni e soprattutto cambiare anche dimensioni. Quest'altro non l'ho ancora colorato perché sono un po' indecisa con i colori. Bene ragazzi, questo video si è concluso, spero che vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti. Vi ricordo che tutte le mie creazioni le trovate anche in vendita sulla mia pagina Facebook, quindi per chi fosse interessato a comprarle può contattarmi lì. Per comprare invece la macchinetta taglia polistirolo potete trovare tutte le informazioni sul sito www.polishaper.eu. Comunque lo trovate scritto anche qui sotto in descrizione. Bene ragazzi, il video si è concluso e io vi mando un grande bacio. Ciao!